Ciao ragazzi e ciao ragazze, dopo i video dedicati all'high tech dove vi spiegavo come editare le foto con ViscoCam in stile fashion blogger, in stile Tumblr, mi avete fatto tantissime domande, così oggi sono tornata con una guida leggermente diversa e vi svelerò un segreto e vi dirò come scaricare gratis tutti i filtri a pagamento di ViscoCam. Ora possiamo partire. Scherzone. Prima iscrivetevi al mio canale e lasciate un like. Adesso possiamo andare davvero. Mi scrivete ogni giorno in tantissimi, tra l'altro siamo arrivati a più di 300.000 sul profilo Instagram e per questo vi sono super super grata. Ho già fatto qualche mini festa, qualche super regalo e continuerò nelle stories di Alice Cerea, quindi continuate a seguirmi. E mi state chiedendo in tantissimi quali filtri utilizzo per la mia gallery, infatti ultimamente ho cambiato un po' il feed e ho notato che vi sta piacendo molto. Io rispondo sempre che utilizzo i filtri della classe C, ovvero ci sono una serie di filtri che hanno il nome C4, C5, C6 e io utilizzo il C4 nello specifico con un preset sul quale comunque lavoro ogni volta. Però mi chiedete sempre dove si scaricano questi filtri. Questi filtri sono scaricabili da ViscoCam a pagamento, hanno un prezzo davvero, davvero molto basso, si tratta di 2-3 euro, forse 4. Ma mi avete segnalato, e comunque anche sul web, ho trovato una furbata, che non ho scoperto io, quindi non sono perseguibile penalmente, lo vorrei mettere in chiaro. E comunque oggi ho deciso di svelarvi come scaricare i filtri di ViscoCam gratis in modo che possiate editare le foto in maniera professionale e con i filtri giusti. Io sto utilizzando questo metodo sul Samsung S8, quindi su un sistema Android. Non so se funzioni su iOS, quindi se funziona o se non funziona lasciatemi un commento qui sotto in modo che possa capire se non funziona di trovare una soluzione, comunque farvi un video solo per iOS, quindi non so se funziona o se non funziona. Partiamo comunque da chi di voi ha Android e provate anche se avete iPhone, non si sa mai. Andate su impostazioni, lo faccio insieme a voi così non sbagliamo. Bisogna prima spuntare la casella delle fonti sconosciute in modo che il cellulare riconosca l'app che andremo ad installare. Andate su impostazioni. Andate su sicurezza, cliccate su fonti sconosciute e mettete la spunta in modo che il cellulare possa scaricare applicazioni da fonti sconosciute. Ora andate sull'applicazione, sul link che vi lascio qui sotto, vi lascerò due link, se non funziona uno provate sull'altro, funzionano entrambi però potrebbe cambiare day by day, quindi provate o sull'uno o sull'altro e scaricatelo. Aspettate il tempo necessario. Vi dovrebbe uscire una pagina bianca, però dovete aspettare ancora qualche secondo e uscirà quasi subito il file di download. Logicamente, prima di fare questo procedimento, assicuratevi di aver eliminato ViscoCam dal vostro cellulare, quello scaricato dallo store ufficiale. Infatti questa è un'applicazione modificata che contiene tutti i filtri. Ora andate sulla vostra applicazione scaricata, installatela, vi apparirà come insieme a tutte le altre applicazioni normalmente, apritela, aprite una fotografia qualsiasi, cliccate su più per modificarla e in fondo vi usciranno tutti i filtri disponibili su ViscoCam come se voi li aveste effettivamente comprati e installati. And that's it. Spero di esservi stata utile, spero di avervi dato un consiglio utile. Se avete bisogno di altri consigli in merito all'editing di foto su Lightroom, su ViscoCam, su Photoshop, eccetera, 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 lasciatemi un commento qui sotto e l'appuntamento alla prossima puntata.